Come abbiamo visto nel precedente video, Spinox è guarito e fare il video con noi. Sono qui! Sì, amico, sei pronto per questo unboxing? Sì, che sono pronto, ovviamente. Ehi, tu! Cameraman, che cosa c'è? Oggi quale essere dobbiamo... La frase preferirei finirla io. Ah, ok. Quale essere dobbiamo vedere? Lo prendo subito, aspettate. Eccolo qui. E questo coso cosa sarebbe? E infatti, a me sembra una specie di aereo con la coda. E due razzi attaccati. Ma ragazzi, questa è una manta. Una manta? Ah, sì, la manta! Quella che avevo chiamato Serena. Eh sì, Serena Manta, ciao! E vabbè ragazzi, ora vediamo il suo volantino. Sì. Vabbè, lo apriamo. Sì, sì, che bella idea. Questo posso documentarlo io? Certo, certo amico. Sì, che bello. La manta la mettiamo dietro le quinte. Dietro le seste. No, dietro le quinte. Ecco ragazzi, qui c'è sempre... Aspetta, fammi avvicinare. Ecco ragazzi, qui c'è sempre l'elenco della collezione, che è fatta da questi 15 personaggi, e di cui noi ne abbiamo abbastanza. Vabbè, questa qui è la manta nella vita reale. Wow, è anche più brutta di come l'avevamo vista. Io che pensavo che fossero belle le mante, e appunto anch'io. Vabbè, ragazzi, giro io? Sì. Il suo nome scientifico è Manta Biostris. Sei riuscito a dirlo, miracolo! E infatti... Anzi, questo è italiano, quindi leggete qui. Questo qui è il suo volantino, ecco. C'è scritto morso 5 su 6, forza 6 su 6, velocità 6 su 6. Wow, è velocissima. Infatti. Per velocità 2 su 6, come gli altri due. Mettiamo io il volantino, ragazzi. Finalmente. E prendiamo la manta. Ragazzi... Sotto ha delle strisce che forse non riuscite a vedere. Sì, sono belle, io riesco a vederle. Tu sì, ma i ragazzi no. È squisciosissima come gli altri. Negli altri due i pallini erano arancioni e gialli. Invece in questa sono tutti neri. Invece in tutte le altre collezioni erano bianchi e non erano trasparenti. Ragazzi, anche questo si allunga tantissimo. Vogliamo lanciarlo? Sì. Sì, lanciamo la manta. Lanciamola! Si è visto... Wow, si è vista proprio, lanciamo anche te, come? No. Adesso tocca a te essere lanciato. Ragazzi, è meglio se vai a raccoglierli. Beh, ragazzi, ho fatto una figuraccia. Sì, l'hai fatta proprio, sei caduto. Appunto. Mettiamo questo a posto. Prendiamo Spinox. Mettiamo a posto Spinox. Che dolore. Prendiamo anche la manta. Eccola qui. La manta l'abbiamo lanciata molto più in là. Abbiamo fatto come con il calamare. Mi fanno male tutte le ossa. In quella posizione sembra Shin Godzilla. Wow, è vero. Ragazzi, guardate. Cosa? Si sfida con il totano volante atlantico, quindi ora combatteranno. Esattamente. Posso fare io il presentatore, cioè quello che fa ring e bla bla. Sì, poi io invece posso fare il pubblico. Sì, allora mi metto qui e lo scontro sta per cominciare. Togliamo i fogli e prendiamo lo sfidante. Ragazzi, meglio mettersi più in là. Da un lato, ecco il temibile totano volante atlantico, e dall'altro lato, ecco ancora l'ancora più temibile manta. Sono qui e ora si scontreranno. Sì, ma dove la mettiamo la telecamera? Che ne so, vediamo qui. Spero che lo scontro si veda, ragazzi. Facciamo un po' più dalle cose, dai. Se no questo video non andrà mai in onda. Dai!
La sto prendendo con la sua tentacoli, ragazzi! Sta per vincere! La morte lo sta prendendo, la sta allungando! Ed ecco che esce fuori dall'inquadratura, forse. E la manta vince! Ah, quel calamaro mi ha preso botte. Ecco, adesso sembra ancora di più Shin Godzilla. Ai ai ai. Se stai bene? Ok. Meglio se ti mettiamo al tuo posto. Ciao a tutti ragazzi, ci vediamo al prossimo video con il prossimo Dark Sea & Co. che uscirà il video domenica. Eh sì. Iscrivetevi al canale, attivate la campanella e iscrivetevi!